Gay, ariani, uomini neri e bianchi. Tutti noi esseri umani dovremmo unirci, aiutarci sempre. Dovremmo godere della felicità del prossimo, non odiarci e disprezzarci l'un l'altro. In questo mondo c'è posto per tutti, la natura è ricca e sufficiente per tutti noi. La vita può essere felice e magnifica, ma noi l'abbiamo dimenticato, l'avidità ha avvelenato i cuori, fatto precipitare il mondo nell'odio, condotti a passo d'oca verso le cose più abbiette. Abbiamo i mezzi per spaziare, ma ci siamo chiusi in noi stessi. La macchina dell'abbondanza ci ha dato povertà, la scienza ci ha trasformati in cinici, l'abilità ci ha resi duri e cattivi. Pensiamo troppo e sentiamo poco. Più che macchine ci serve umanità, più che abilità ci serve bontà e gentilezza. Senza questa qualità la vita è vuota e violenta e tutto è perduto. L'aviazione e la radio hanno avvicinato la gente, la natura stessa di queste invenzioni richiama la bontà dell'uomo, reclama fratellanza universale, l'unione dell'umanità. Persino la mia voce raggiunge milioni di persone, milioni di uomini, donne, bambini, disperati, vittime di un sistema che impone agli uomini di segregare, umiliare, torturare gente innocente. A coloro che ci odiano io dico non disperate, perché l'avidità che ci comanda è soltanto un male passeggero, come la pochezza di uomini che temono le meraviglie del progresso umano. L'odio degli uomini scompare insieme ai dittatori. Il potere che hanno tolto al popolo tornerà. E qualsiasi mezzo usino, la libertà non può essere soppressa. Soldati, non cedete a dei bruti uomini che vi comandano e che vi disprezzano, che vi limitano, uomini che vi dicono cosa dire e cosa fare, cosa pensare e come vivere. Chi vi rigimentano, che vi condizionano, vi trattano come bestie, voi che vi consegnate a questa gente senza un'anima. Uomini macchine con macchine al posto del cervello e del cuore, ma voi non siete macchine, non siete bestie, siete uomini. Voi portate amore nell'umanità, nel cuore, non vi odiate. Coloro che odiano sono solo quelli che non hanno l'amore altrui. Soldati, non difendete la schiavitù, ma la libertà. Ricordate che nel Vangelo di Luca è scritto: il regno di Dio è nel cuore dell'uomo, non di un solo uomo, ma nel cuore di tutti gli uomini. Voi, il popolo, avete la forza di creare le macchine, il progresso e la felicità. Voi, il popolo, avete la forza di fare sì che la vita sia bella e libera. Voi che potete fare di questa vita una splendida avventura, soldati, in nome della democrazia uniamo queste forze, uniamoci, combattiamo tutti per un mondo nuovo che dia a tutti un lavoro, ai giovani la speranza, ai vecchi la serenità, alla donna la sicurezza. Promettendovi queste cose, degli uomini sono andato al potere, mentivano. Hanno mantenuto quelle promesse e mai lo faranno e non ne daranno conto a nessuno. Forse i dittatori sono liberi perché rendono schiavo il popolo. Combattiamo per mantenere quelle promesse, per abbattere i confini, le barriere. Combattiamo per eliminare l'avidità e l'odio. Un mondo ragionevole in cui la scienza e il progresso diano a tutti gli uomini il benessere. Soldati, nel nome della democrazia, siate tutti uniti. Charlie Chaplin. Ciao a tutti. E ora i candidati europei. Abbiamo i candidati europei, venite qua, non è un granché però quello che abbiamo potuto fare. Questi, noi abbiamo eletto questi signori, 73 persone andranno, alcuni di loro, in Parlamento. Venite, venite avanti, venite avanti. Queste persone sono state scelte dalla rete, con un voto sull'iPhone abbiamo scelto queste persone. Sono tutti sconosciuti, alcuni non li conosco, alcuni li ho visti qualche volta. Sono tutti sconosciuti sia a me che alle procure di tutta Italia. Complimenti, siete sconosciuti. Bene, signori, parte di loro il 22, il 22. No, quanti siete? Quanti siete venuti qua? 22? No, 14, 15. Bene, allora, il 25, il 25 si andrà a votare, il voto più politico che possiamo fare nella nostra vita è questo qua. Il 25 è proprio politica vera, non si tratta di spingere un punto in più o un punto meno, si tratta di scegliere un mondo diverso da un altro, si tratta di scegliere o noi o loro. Signori, il 25 al mio 3 vinciamo noi, al mio 3 vinciamo noi, 1, 2, 3, vinciamo noi! Grazie a tutti signori, grazie a tutti.